Assolutamente, siamo in una bellissima occasione per scambiarci gli auguri di Natale in un posto magnifico con un cibo che sarà senz'altro eccezionale, accompagnato da un vino che è il vino nobile di Montepulciano, a cui naturalmente sono particolarmente legato in qualità di ex amministratore di un territorio unico come quello di Montepulciano e oggi in qualità di produttore e presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. È un disciplinare ferro, è un disciplinare che comunque ci permette di fare un vino moderno, che è comunque facile anche da bere, nel senso che è il nostro disciplinare prevede la maggior parte dei vitigni, è il Sangiovese, e naturalmente è un vitigno che può risultare ostico nell'essere degustato, non è così semplice. Nel blend del vino nobile invece, quando insieme agli autoctoni o a qualche vitigno internazionale, così come il disciplinare prevede, invece diventa un vino assolutamente piacevole, un vino che può essere degustato con piatti importanti, ma che può essere anche degustato un po', diciamo, a tutto pasto. Siamo al sud della Toscana, siamo praticamente, tanto per dargli una coordinata precisa, a un'ora tra Firenze e un'ora e mezza da Roma, vicinissimi a Siena, ad Arezzo, a Perugia, quindi un comune, un territorio assolutamente centrale, facile da raggiungere e soprattutto piacevole da vivere, un territorio che insieme al proprio vitigno forma un binomio direi inscindibile, un territorio che è caratterizzato da delle colline dolci, dalla presenza dell'uomo in maniera abbastanza puntuale, un territorio che è stato scolpito e costruito attraverso la mano dell'uomo, insomma, in questi anni è stato ulteriormente migliorato, è stato migliorato nella sua accessibilità, nel mantenimento del paesaggio. Ecco, direi che quindi venire a Montepulciano è senz'altro un'esperienza unica, è vivere in maniera rilassata, direi, diciamo, per dirla più facile, è un po' un vivere slow, ma apprezzando un cibo tradizionale, apprezzando quindi un paesaggio unico laddove si può guardare, guardando verso la Val d'Orcia oppure guardando verso la Val di Chiana, guardando nella direzione del lago di Montepulciano, guardando per esempio il Tempio di San Biagio dalla città, insomma tantissime occasioni che rendono assolutamente unica una visita, naturalmente accompagnata sempre da un buonissimo vino nobile di Montepulciano. È possibile degustarlo in qualsiasi parte del territorio, gli 80 produttori sono dislocati un po' in tutto il territorio comunale e li troviamo facilmente. Un augurio di buon Natale, un buonissimo 2020, con l'auspicio di vedervi a Montepulciano e di degustare anche insieme ai produttori di vino nobile un ottimo vino d'annata. Complimenti.